Cari amici di Canicatti Web, benvenuti a questa puntata estemporanea nata casualmente davanti al bar. 10 minuti fa mi incontro con i due amici che state vedendo in video e avendo le attrezzature appresso, che fa? Ci facciamo una chiacchierata per coinvolgere, diciamo, un po', come dire, gli amici che ci seguono e che non sono pochi. E allora abbiamo deciso, do il benvenuto al mio amico Domenico Lovico, e che poi ci saranno tante novità di cui parleremo, eccetera eccetera, e do il benvenuto all'amico Umberto Palermo, assessore ad un po' di cose di cui poi parleremo, per cui abbiamo, come dire, il serio col faceto, il sacro col profano. Beh, quindi ci eravamo lasciati stata luglio l'ultima puntata che avevamo fatto. Sì. Avevamo rinnovato l'appuntamento per questa nuova stagione. Noi ci fermiamo poco ed eccoci qua. Abbiamo, come dice Cesare, un sacco di progetti e avremo modo di parlarne. Però intanto diamo priorità al nostro amico Umberto Palermo, che devo dire... Ma anche no, però! Anche no! Ma devo dire, dobbiamo puntualizzare una cosa, non per quanto il nostro amico gli... risparmieremo qualcosa? Assolutamente no, infatti ci siamo attrezzati in due proprio per fargli male, ecco. Quindi l'obiettivo caro Umberto è quello di non risparmiarti. Allora, perché questa puntata, Umberto? Allora, perché è nata questa puntata? È nata qua sotto, davanti al bar. Tu stavi passando per andare a fare altre cose, con Domenico ci dovevamo prendere un caffè, che facciamo? Ne parliamo, diciamo, eccetera, eccetera. Poi sono le cose che meglio riescono, quelle estemporanee, quelle assolutamente genuine. Io ti lascio un attimo, ma ti vengo a riprendere quasi subito. Umberto, dimmi tutto, ditemi. Io non sono solito fare i plausi se qualcuno non se lo merita, per cui i miei lettori mi conoscono. Devo dirti che il paese è più pulito. I cassonetti, ci possiamo fare anche un giro, stiamo registrando alle 17:30, ci possiamo fare un giro. Buona parte della città, non tutta, buona parte della città, i cassonetti sono ancora, diciamo, semi vuoti. E la sera alle 8 si vedono le macchine in fila giù per buttare la spazzatura, rispettando gli orari di conferimento. Avevamo ragione noi che a tempo, come dire, debito abbiamo detto, non a questa amministrazione ma anche a chi l'ha preceduta, che purtroppo l'azione coercitiva e coattiva è l'unico sistema per mantenere pulita la città? Purtroppo sì, purtroppo sì, ed effettivamente è un dato di fatto. Dato oggettivo, non abbiamo finito, continuiamo a cercare di educare la cittadinanza e a reprimere questa gente che ancora si ostina a non rispettare. Abbiamo messo in funzione delle telecamere, appunto anche per vedere il discorso del rispetto del conferimento. A breve vi manderemo anche altre comunicazioni per i verbali che abbiamo fatto con le fotocamere, già ieri le abbiamo visionate e già ne abbiamo visti parecchi. Persone che non rispettano l'orario, sì. Dunque sono delle telecamere itineranti, dunque state attenti, che se pensate che non siete visti, invece sarete visti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la città è sporca perché noi la sporchiamo, non perché l'amministrazione non la pulisce. Allora, bisogna proprio oggettivo di tutte cose. In parte abbiamo anche noi la nostra responsabilità e ci stiamo lavorando, con questa nuova amministrazione ci stiamo lavorando. Già si stanno facendo delle squadre di spazzamento, delle squadre che utilizzeranno i decespugliatori, dunque lo faremo a zona, proprio per prima di tutto pulire da queste sterpaglie e poi inizieremo con, che io già qua c'ho il programma, con le spazzatrici meccaniche per la pulizia di Canicattì. Attenzione, lo dico e lo ripeto ogni intervista che mi fa Cesare, attenzione, saranno seguiti dalla macchina da polizia municipale. Dunque quando ci sarà l'ordinanza dal sindaco che in tale giornata, in tale ora, le macchine non ci devono stare, non li sostate, perché poi avete la sorpresa e non è colpa dell'amministrazione, perché l'amministrazione già ve lo dice un paio di giorni prima. Toglietelo per la pulizia di Canicattì, per il bene nostro e il bene vostro, per la pulizia vostra e per noi essere contenti di fare il lavoro che c'è da fare per tenere pulita Canicattì. Vabbè, bello tosto questo assessore. Alla fine, voglio dire, c'è un proverbio che dice: con le buone maniere si ottiene tutto. Perché poi, sai, Cesare, la cosa che io dico solitamente è che i canicattinesi o i siciliani
quando vanno fuori è il popolo più civile del mondo. A me hanno raccontato una volta un aneddoto che vi voglio raccontare, di gente che abitava in Svizzera. Allora, a periodo estivo, partono con queste macchine, uno dietro l'altro, e queste macchine che si intraprendono questo viaggio via terra per arrivare, diciamo, in Sicilia, fino a Chiasso, che grosso modo è, diciamo, eccetera, eccetera, tutti mantenevano un comportamento impeccabile. Dopo Chiasso, visto che entriamo nella terra di nessuno, cominciano a abbassare i finestrini ed a buttare giù le cose dai finestrini. E poi magari vanno... Dopo Chiasso iniziano a fare Chiasso. Poi magari vanno dall'assessore Palermo e gli vanno a dire: guarda che questa zona... Io stamattina ho mandato una foto, Umberto, della via dove sono io, gente che ha lasciato un sacco di spazzatura davanti al portone accanto... Che responsabilità ha l'amministrazione? Posso lanciare, come io ho lanciato l'idea quella delle multe, voglio dire, io mi faccio carico, mi prendo anche questa responsabilità, perché sai, ieri una signora mi ha detto: sa, signor Sciabarà, lei aveva ragioni, in effetti c'è stato cavolo, non ci hanno stato i birunachini di immondizia. Quindi significa, guarda, se questa azione noi la perpetuiamo per 2-3 mesi, la gente sarà così abituata in automatico, che noi siamo dei robot, ci abituiamo alle cose buone come alle cose cattive, ci abitueremo che sarà così normale andare a buttare la spazzatura in determinati orari che non ci riusciremo a buttarla. Ma questo, no? Problema sarà superato, Cesare, perché quando... Ora ci sarà la differenziata, eccetera. Avremo direttamente i contenitori sotto casa o addirittura personalizzati, dunque non ci sarà tutto questo problema. Esatto. La sera, la mattina li metterà a terra, passerà l'operatore col braccialetto, peserà e farà tutto, li svuota e arrivederci, è finito questo. È una fase transitoria questa qui. In questa fase transitoria stiamo andando avanti cercando di abituare le persone a quello che succederà fra 2-3 mesi, quando ci sarà la nuova differenziata. Abituiamoci. Io nel 93 sono andato a Milano e dico una cosa che va a discapito mio. Cioè, proprio io, come dici tu, da gran facchino che mi sono comportato, sono stato 15 anni a Milano per lavoro, là ti dava la possibilità la polizia locale di mettere la macchina il mercoledì sopra il marciapiede, perché loro così facevano la pulizia della strada liberi. Però attenzione, ti diceva: io la tolleranza te la do fino alle 7 di mattina. Alle 7 di mattina la devi togliere, la devi mettere giù nuovamente a terra, perché la pulizia è stata fatta. Benissimo, io allora 24enne, furbetto, sì, va bene, tutte cose, ho lasciato la mia macchina sopra il marciapiede. Quando ritorno al lavoro la tolgo, 250.000 lire. Non l'ho fatto più. Basta, finito. 250.000 lire, 130 di carro attrezzi, 120 di verbale. Guarda, la lezione l'ho appresa proprio, basta. E allora, io più fatto un'operazione del genere. Caro Domenico, io non voglio andare a ritroso, ma noi esistiamo dal 2009 come testata giornalistica. Io avrò fatto, uno di questi giorni vado a spulciare un po' il nostro archivio, ma lo possono fare anche i nostri lettori, avrò fatto una decina, una quindicina di articoli che andavano nella direzione che oggi sta applicando l'amico Umberto Palermo, dove dicevo: noi ci possiamo vendere tutto quello che vogliamo, questa è l'unica strada, il tempo ci ha dato ragione. È la direzione giusta. Un'altra cosa, scusami, prima che lo sfondo, tu parlavi di Milano, hai parlato di differenziata, ma la differenziata, perché io a Milano vedevo i contenitori, ognuno di colore diverso, quindi sarà così anche qui, quindi ci sarà un contenitore per ogni colore. Ma un passaggio adesso, anche a Porta in Vedova che già la fanno, sì, così. Ma un passaggio che farò ora che ritorno tutto a settembre, di vedere se è possibile di iniziare a mettere i cassonetti dentro le cooperative e dentro i condomini. Ci saranno meno cassonetti in mezzo alla strada. Come a Milano? Per i cancelletti. Perfettamente. Chi si occupa della pulizia della scala deve mettere i cassonetti la mattina fuori, passa, si raccoglie e li rimette. Ascoltami, dentro, guarda, a Porto Empedocle, io poco fa ho chiamato mia madre, mi ha detto: sto preparando il contenitore che queste domani passano per il vetro. Per cui c'è una signora di 76 anni che è passata dal sacchettone pieno di cose da andare a buttare, eccetera, eccetera, ora è, come dire, maestra nel fare la differenziata, cioè la vedo muoversi con una disinvoltura. Io anche ancora non sono abituato, perché da noi ancora non è partita. Quando vado a casa sua mi indica: no, guarda che questo lo devi buttare qua, questo lo devi buttare là. Cioè, attenzione,
la civilizzazione, le novità comportano sempre un attimo di smarrimento. Poi bisogna, però voglio dire che il paese, caro Domenico, caro Umberto, non è fatto, è fatto anche principalmente, per cui io ho gridato durante questo anno che l'efficienza dell'assessorato alla nettezza urbana, che io chiamo volgarmente alla nettezza urbana, è strategico all'interno di un paese. È come la pulizia di casa nostra, è come quando ci vengono a trovare a casa nostra che dicono: ma chi sei sull'ordine, ma chi sei tu invece tu pulite, è la stessa identica cosa. Però è anche vero, e ora voglio dire, lancio un sasso con tutta la corda, che sarebbe il caso di iniziare a pensare, ad immaginare questo paese esteticamente accettabile, cosa che non è. Ecco, e allora quando si arriva dall'entrata sud piuttosto che dall'entrata nord e si vede un paese privo di strisce pedonali, non ci sono strisce pedonali, non esistono più. Io ci ho fatto decine e decine di articoli, ci ho fatto pure l'amministrazione con tutti gli assessori come i Beatles che attraversano le strisce pedonali, non so più come trattare l'argomento. Quando vedo che non ci sono le strisce pedonali, quando vedo un'inferriata, ma non solo quella, ma anche tante altre, che non vengono ridipinte da secoli, forse da mai, e un'inferriata pitturata, noi li pitturiamo i balconi di casa nostra ogni 2-3 anni, come è normale che sia. E allora, siccome ho capito ormai che il tempo è galantuomo e io devo essere come la goccia cinese, e allora, se non si inizia a cambiare l'aspetto estetico della città, caro Domenico, possiamo solo dire che è pulito e non poi, basta. Cesare, prima di parlare di questo argomento, volevo aggiungere una nota prettamente egoistica rispetto, riferendomi al discorso della differenziata. Io è quasi un anno che faccio la differenziata e da quest'anno ho iniziato a farla anche in campagna, la differenziata, ok? Io sono andato alla... Con i sacchi, però, con i sacchetti. Con i sacchetti. Ignazio al centro. Perfetto, sono andato al centro. Mi hanno dato una compostiera in campagna, questa verde, con l'attivatore, che è una polverina. E a livello pratico, Cesare, io buttavo un sacco di immondizia al giorno. Io da quando pratico la differenziata, tutto l'umido lo mettiamo in questa compostiera e praticamente aggiungiamo questo attivatore, che è una polverina chimica, che attraverso un procedimento chimico, io non sono un esperto. Poi divento fertilizzante. Bravo, divento fertilizzante, e poi quando andremo via a settembre prenderemo questo fertilizzante e lo metteremo nelle piante. Campagne, okay. Li potremmo utilizzare in una città. Bravo, dopodiché io la spazzatura, che la vado a convertire al centro, la vado a buttare una volta alla settimana, 4 sacchi, perché le bottiglie di plastica le schiacciamo, le bottiglie di vetro, non bevendo birra, cos'è, ne accumuli pochissimo. Poi che cosa c'è? Cioè io non è che sono... C'è la carta, c'è la plastica, c'è il vetro, c'è l'alluminio, fine, non c'è più, è l'umido che tu lo vuoi. L'umido, sto sbagliando. Rimane l'indifferenziata. Ma l'indifferenziata, al momento in cui tu praticamente la dividi, anche quando sei a casa, io l'indifferenziata la butto una volta al giorno, ma butto un sacchettino piccolissimo. Però Domenico, voglio dire una cosa che non vorrei che passasse sotto traccia. Umbe, da quanto tempo sei assessore? Dal 27 di luglio. Dal 27 di luglio. Allora, noi nel mese di agosto abbiamo avuto picchi di caldo mai raggiunti negli ultimi 50 anni, 60 quasi anni. Quasi 50 gradi. Ti devo dire che quella sessantina di multe che hai fatto elevare hanno fatto in modo che il paese non fosse una discarica a cielo aperto dalle 10 del mattino in poi, perché si tratta di questo, dalle 10 del mattino in poi ogni cassonetto era stracolmo. Poi ti indicherò alcune zone dove c'è gente che ancora non ci crede che fa delle multe. No, te le posso risolvere il problema Tre Fontane. No, a prescindere dalle Tre Fontane, anche dentro il paese c'è qualche zona. No, ma voglio finire questo concetto. Però dal 27 di luglio, hai detto, noi il mese di agosto abbiamo evitato di stare con le mascherine, con il fetore per le vie, eccetera, eccetera, con i cani che spargevano la spazzatura in ogni dove. Ora parleremo di randagismo tra una cosa e l'altra, che spargevano la spazzatura in ogni dove, e la gente che è venuta da fuori, io ho incontrato persone che sono venute a trovarmi da fuori, mi hanno detto: ammazza, ma il paese è pulito.
Cesare, io a proposito di Tre Fontane, tu lo sai Umberto, non ne abbiamo parlato perché non abbiamo avuto modo di vederci, io sono da quelle parti là. Il problema Tre Fontane è Tre Fontane, che là c'è un quartiere enorme, in quello spazio dove buttano i sacchi a terra, là secondo il mio punto di vista, poi fai tu, sei tu l'assessore, decidi tu, voglio dire. No, ma a me piace Umberto, là andrebbero messi 10 cestini della spazzatura e applicare lo stesso criterio che stai applicando a Canicattì. Punto, perché se la, quella è una zona enorme, Cesare, sì, che sì, serve sì. Renazzi, che serve Fabrizio, che serve Giacchetto, che serve Tre Fontane, quindi là non dando fastidio a nessuno, mettendo 10 contenitori e facendo parcheggiare telecamerate, perché qua purtroppo lo sappiamo, se la gente non si educa non si allora, fa mai nulla. Allora, sul discorso che dici tu, in parte hai ragione, qual è l'altra parte di no? Allora, mettiamo una persona incontrata dai Renazzi dove diciamo fate la differenziata, gli diamo i sacchetti, spieghiamo come deve essere fatta la differenziata, di conseguenza dovrebbe succedere quello che tu hai detto, quello che tu stai facendo, ed è incontrata i Renazzi, è incontrata Tre Fontane, è incontrata Fabrizio, lasciata di fuori nella strada principale, passano e le vengono a prendere, dunque tutta quella spazzatura non è da differenziata, è che non vanno la differenziata, e se andiamo a aprire i sacchetti c'è di tutto di più. Il problema, Umberto, del lasciare la spazzatura fuori, sai qual è? I cani. È in campagna. Ma se è differenziata, gestire. Tu cani non ne hai, perché tu fuori vai a mettere il vetro, vai a mettere la plastica. Ma Umberto, Umberto, i cani non lo sanno dentro i sacchetti cosa c'è, perché anche che è differenziata, un po' di odore di cibo rimane, quindi tu nella bottiglia di vetro non rimane niente. Ma no, nella Umberto, bottiglia di plastica non ti rimane niente. Il cane te lo apre il sacchetto. Se invece c'è il contenitore e tu istituisci 2-3 punti là e li metto nel contenitore. Io credo che l'argomento va trattato anche con sperimentazione, nel senso che vanno fatti. Esatto, vanno fatti dei tentativi, vanno fatti degli aggiustamenti, vanno fatte tutta una serie di cose, perché non è materia facile, riconosciamo questa cosa. Allora, detto questo, apro una parentesi, usciamo un attimino dalla differenziata e dalla spazzatura. Usciamo dalla spazzatura. Canicattì Web, cos'è? Caro Domenico, allora, ci aspetta una stagione ricca di iniziative. Noi non anticipiamo nulla, se no qualcuno ce la copia, quindi noi vorremmo evitare che qualcuno ce la copiasse, perché già, voglio dire, si deve fare abbastanza. Per cui... ma se già c'è qualche problema con l'originale, figura se copiamo. No, ti voglio dire, dobbiamo dire che la comunicazione etica che noi ci siamo prefissati fin dal primo giorno in cui abbiamo fondato questa testata, noi cerchiamo di evitare il meno possibile di essere solo dei passatori di comunicati stampa, perché già ce ne sono anche tanti, quindi il comunicato stampa arrivano, lo copi, lo incolli e lo metti lì. Il fatto che noi, come dire, da sempre cerchiamo di dare, a volte riuscendoci, a volte no, una linea editoriale territoriale, perché poi non abbiamo velleità, come dire, extraterritoriali, a noi ci basta un'utenza che ci segua, che riconosca la nostra autorevolezza, eccetera eccetera, per cui siamo soddisfatti dei quasi 9 milioni di lettori l'anno che facciamo, numeri che escono dai log dei server, magari non così sparati alla Sanfason. Qualcuno per molto meno avrebbe detto scusate se è poco. No, vabbè, voglio dire, noi facciamo tra i 25.000 e i 30.000 lettori al giorno, ma anzi, chi lo volesse, come dire, dimostrato scientificamente, noi forniamo la lista dei file di log del server, che sono i dati ufficiali che i siti hanno. Comunque, detto questo, che era, come dire, solo un dato statistico che credo poco importi ai nostri lettori. Una stagione con diverse iniziative, perché andremo a confermare alcune trasmissioni alle quali la gente si era affezionata. Sì. Se le vuoi ricordare? Sì, sì. Allora, intanto diciamo riproporremo il Ne Vogliamo Parlare. Ne Vogliamo Parlare lo riproporremo, diciamo, aggiustando, modificando, sostituendo, perché poi, insomma, se avete qualche consiglio, qualche suggerimento da darci, noi siamo qua. Il quattro chiacchiere tra amici lo faremo diventare itinerante, lo faremo in giro per i vari locali, anche perché, insomma, l'anno scorso l'abbiamo fatto solo in una location, quest'anno ci hanno contattato anche da altri locali e quindi lo faremo. C'è un altro progetto in itinere, c'è un talk show, diciamo, che... Ma questa è una via di mezzo. No, tu non devi sbilanciare, ti prego di non sbilanciare. Mi sto provando.
ho fermato il tempo. Però questa che abbiamo fatto oggi è una via di mezzo. Questa è un po' ne vogliamo parlare, sì, un po' quattro chiacchiere tra amici. Sì, sì, sì. Questo diciamo, no, oggi è nata questa cosa in maniera estemporanea, un bel, no? Che ne pensi? La cosa più bella, proprio essere la frivolezza. È la cosa più bella che ci può. Ma anche perché ci sta dando del frivolo, attenzione. anche perché, caro Umberto, ma c'è pure lui, quindi c'è pure lui. No, vedi, caro, ridendo e scherzando, questi due uomini qui, giornalmente, quest'inverno, sollevavano delle tematiche che poi diventavano oggetto di discussione e oggetto di attenzione. Per cui, voglio dire, noi lo facciamo anche scherzando molto spesso, perché la leggerezza è alla base della vita. C'era qualcuno che diceva: vi seppelliremo con una risata. Per cui noi ci permettiamo anche di giocarci su questa cosa, però i temi che trattiamo sono sempre molto seri. Ne vogliamo parlare, ha attenzionato. Ne vogliamo parlare di cosa? No, ne vogliamo parlare, ha attenzionato una cosa che dobbiamo portare avanti, perché altrimenti facciamo anche la figura di Pulcinella. Stiamo parlando del parco Robinson, che ora a settembre, caro Umberto, tu, voglio dire, sarai massacrato. Tu sarai attenzionato. Il problema del parco Robinson, precettato, il problema del parco Robinson, io non mi voglio autodifendere, però è giusto che ribadiamo, perché la gente lo sa. Si era partito con un'iniziativa così a livello, diciamo, privato, poi insomma abbiamo visto quali erano gli interventi da fare, abbiamo coinvolto anche l'amministrazione, e tu sai bene, me lo insegni, che al momento in cui tu coinvolgi l'amministrazione c'è un percorso burocratico che diventa diverso. Quindi dico, al di là di quelle che sono, io spesso dico, a me piace fare questo mestiere insieme a Cesare, perché è più facile evidenziare i problemi che risolverli. Infatti, diciamo, il grande successo politico delle opposizioni è stato sempre quello che hanno fatto opposizione. Fare opposizione è sempre più semplice che, diciamo, essere operativi. Se noi raccontassimo che questo lavoro lo facciamo, diciamo, quasi a titolo gratuito, la gente ci crederebbe. No. Cioè, noi manteniamo questa testata, cioè la testata si mantiene da sola senza che noi riusciamo, come dire, ad andare al di là di questo. Quindi molti magari si fanno dei ragionamenti, si fanno delle menate mentali, per cui tentano scimmiottamente, eccetera eccetera. Una testata del genere comporta solamente l'impegno civico che uno ci mette. Cioè, noi abbiamo i libri contabili che possono dimostrare che noi per tutto questo tempo abbiamo fatto questo lavoro sacrificando la nostra famiglia, sacrificando il nostro tempo, sacrificando anche tempo ad altre attività. Per cui voglio dire, però i risultati sul territorio, noi siamo riusciti un pochettino a sollevare quella patina di coscienza civile che era necessario, perché buona parte della popolazione di Canicattì è fatta da persone per bene. Assolutamente. E quindi a volte dare voce a questa grossa fetta di popolazione che in qualche modo deve essere stimolata. Deve essere stimolata. Per cui ne abbiamo portate cose avanti. Cioè, se ci guardiamo indietro, diciamo che ogni tanto io mi vado a vedere tutti gli articoli fatti e tutte le cose risolte dopo gli articoli e le segnalazioni, e in qualche modo, come dire, ti appaghi con la tua anima. Randagismo, me ne volevi parlare tu? Sì. Ora ritorniamo, hai capito? Cioè, no? Ma la caratteristica dei nostri format è quella che la gente non capisce mai chi è che conduce. Dice, tocca a toccare. Non capisce chi conduce, perché qua non c'è una persona che fa la domanda e l'altro che fa la risposta. Noi praticamente, ogni tanto a me piace dire, noi siamo specializzati. Fare una domanda, e come diciamo le sciocchezze noi non le dice nessuno. Dimmi. Secondo te, riguardo il randagismo, una scatola dove dentro ci stanno i cagnolini, è la mamma che glieli mette o l'uomo? Vabbè, può essere le avrà fecondate in brometta. Fecondazione artificiale. No, questo allora, quando si parla di randagismo bisogna stare molto attenti, perché la sensibilità degli amici animalisti ci porta a, come dire, a trattare l'argomento. Io ho quattro cani, lo dico sempre. Assolutamente. Voglio dire, Cesare, la battuta che si è fatta, perché la cosa è grave e problematica. Il canile è già pieno,
ci sono purtroppo, no, questo è il periodo in cui tutte le cagne sono in calore e già alcuni hanno partorito. Umberto, posso dire una cosa prima che mi passi per la mente? Sì. C'è un ragazzo, un ragazzino, non mi viene, sto lavorando con lui. Vittorio, si chiama Vittorio Russo. Vittorio Russo. Sto lavorando con lui. Sì, ragazzo, no, io lo devo dire, guarda, non lo conosco personalmente. Ho visto io un ragazzo in Rai. Sì, ma io non lo conosco personalmente. Credo che sia una persona di una straordinarietà, va data il giusto riconoscimento. Un ragazzo veramente pochi al mondo. Ma a livello di volontariato? Assolutamente. Lui lo fa a livello di amore per gli animali. Ma amore. Amore. Io, guarda, se fossi il regista di Striscia la Notizia, lo affiancherei a Edoardo Stop. Perché questo ragazzo ha un amore per gli animali che è sviscerale ed è straordinario, perché lo fa, pensa che io una volta l'ho contattato, siamo amici su Facebook, gli ho detto: che fa, possiamo fare quattro chiacchiere? Mi ha detto: io sono timido, non sono un grande comunicatore, eccetera eccetera, a me se mi dai una mano a portare avanti, ma fa dei sacrifici immani. E è l'unico forse a credere che ed è piccolo il comune, il comune gli dovrebbe riconoscere, io non so se c'è un iter, se c'è, gli dovrebbe riconoscere a titolo oneroso l'impegno con un minimo, se ne danno tanti soldi inutili. Poi ti voglio fare una domanda, che mi dicono che esiste, ecco, proprio con lui. Perché è giusto fare riconoscere a questo ragazzo un lavoro che è davvero meritato. Lui li raccoglie i cuccioli, lui li va a raccogliere, glieli lasciano dietro il cancello, li accudisce, li guarisce, cioè, si collega con associazioni del nord e riesce a spedire i cuccioli, ma a spese sue. Cioè, invece di andare a giocare al pallone, questo ragazzino, lo diciamo, allora, che l'amministrazione riconosca i meriti di questo ragazzo. E porca la miseria, tanti fancazzisti che prendono stipendi, eccetera, eccetera, e questo ragazzo che si fa un mazzo così, e va, cioè, gli va riconosciuto. Sono contento di aver trattato questo... Assolutamente, è venuto un giorno, il sindaco era impegnato, ha parlato con me e gli ho detto: ti aiuto a spada tratta, sto già lavorando, non ti voglio fare vedere i messaggi, proprio con lui, per dire quello che ti sto dicendo. Stiamo studiando la forma giusta per poter lui avere uno spazio, una struttura, per dargliela e gestirla. È minorenne ancora? Sì. C'è suo padre che l'aiuta, c'è suo padre e delle persone maggiorenni che l'aiutano. Considera questo qua 25 cani che lui non può essere intestatario di microchip in quanto minorenne, e le altre persone maggiorenni si sono il microchip, cioè sono intestatori i cani, proprio per far gestire dove fantastico, cioè, fantastico. Guarda, cioè, ma con le parole mi vengono, sono perfettamente, è un ragazzo straordinario. No, io lo conosco personalmente. Dicendo, anzi, lo dico apertamente: Vittorio, stiamo cercando di vederti, di darti uno spazio, una struttura, e di realizzare un onlus dove lui riuscirà a gestire tutti questi cani. Ne va anche per noi, torna condisticamente, va bene anche per noi. Vi devo bloccare un secondo per entrare nella seconda parte a pie pari. Fermati solo per una questione tecnica, per fare ripartire nuovamente le telecamere. Ci eravamo lasciati con Vittorio Russo, questo ragazzo straordinario a cui va riconosciuto il plauso di quello che fa, e mi auguro gli riconosciate anche un ruolo all'interno dell'amministrazione. Inventatevi qualche cosa. Ma sicuramente... scusami, allora, sai cosa ti volevo chiedere? E non lo dico in tono polemico, non voglio creare eccetera eccetera, ma è vero che ancora esiste l'ufficio leva? Ne ho sentito parlare pure io. No, io chiedevo, ma l'ultimo ufficio leva che ricordo era dove adesso c'è la scuola belga per i fatti accaduti. No, era di fronte alla banca. No, era l'ultimo, era dove c'era
dove adesso c'è la scuola, visto che c'è stato la chiusura. No, scusami, perdonami, ma chi io serve parlo no, ecco, mi chiedevo qual questo. È la funzione? Certificazione, penso certificazione. Non sono addentrato alla materia tutte cose, però penso per delle certificazioni, non penso altro. Secondo me questa è una cosa da non si fa più il servizio militare, che io ricordi, no? Si potrebbe gestire in un modo diverso. Si potrebbe accorpare all'anagrafe. Io nel lavoro, io ho tre tipi, cioè io lavoro 33 faccio un tipo di lavoro, 33 ne faccio un altro, 33 faccio no, sai perché lo chiedevo? Possiamo differenziare sai perché lo chiedevo? Perché in questi giorni leggevo, non so se sul Tirreno, su un quotidiano nazionale, eccetera, eccetera, che alcuni comuni hanno ben capito che, voglio dire, utilizzare del personale che poi costa un tot all'anno, eccetera, eccetera, per un ufficio che ha una quantità di lavoro che voglio dire, risica diciamo il sottominimo sindacale, potrebbe perché penso che sia anche poco, come dire, poco realizzante da questo punto di vista, no? Magari le persone addette si annoieranno, credo di sì. Non so, ne stiamo parlando così, non c'è un riferimento preciso, io manco so neppure chi c'è, io non so neanche dov'è, infatti chiedevo se noi lo avessimo ancora. Io ne ho sentito pure parlare, ricordo, i miei ricordi vanno alla Stradina Stretta. Perché tu, ma tu non hai fatto il militare? No, io, mia madre non tu voleva. Non hai fatto il militare? Assolutamente sì. Tu sì, tu no? Mia madre non voleva, quindi... Ma quindi tu sei un raccomandato? Io sono un raccomandato. Okay, non hai fatto il militare, sì, quindi sì. Non hai diritto però, di parlare. Complimenti. Va bene, ragazzi, allora, i primi 29 minuti ce li siamo fumati. E ritorniamo a Domenico. Caro Domenico... Quattro chiacchiere tra amici è stato un format che è molto piaciuto. Mi è piaciuto perché l'estemporaneità davanti ad un bicchiere di vino ha fatto sì che quel paio di ospiti che noi abbiamo avuto, come dire, dessero il meglio di sé in delle conversazioni che sapevamo da dove partivano, non sapevamo dove andassero a puntare. Allora, Cesare, spesso la gente non ci crede, infatti io quando... spesso dico che facciamo questi format, ormai dico che noi li prepariamo, perché quando noi diciamo che li facciamo in estemporanea, allora sì, va bene, estemporanea, allora c'è sempre Cesare che dice che li facciamo in estemporanea, io dico no, non è vero, un mese che la prepariamo questa cosa, il quattro chiacchiere fa amici, ma è nato così, è nato praticamente, il quattro chiacchiere aveva la funzione di praticamente noi consumavamo una pericena, giusto Cesare? Sì. E in quel contesto, ecco perché Cesare dice che... Vabbè, raccontiamola tutta, non avevamo i soldi per pagare la cena quella sera, là, e c'era l'amico Totò Nocera, diciamo, che in questa cosa ci ha collaborato. Un po' a scrocco, come il film I Laureati, quando praticamente... Cioè, la ricordate la scena dei Laureati, uno dei primi film di Pieraccioni, quando praticamente c'era questa diatriba che praticamente c'era questo compleanno, chi lo fa il compleanno? Allora, solitamente se chi fa il compleanno offre la cena, quindi si fa il regalo. Se a chi fa il compleanno si offre la cena, il regalo non si fa. Quindi erano un po' presi da questa cosa. Alla fine hanno fatto praticamente una scommessa. Sicuramente qualcuno se lo ricorderà, questo film lavorato l'aveva visto. Hanno chiamato il cameriere e hanno detto: guarda, abbiamo fatto una scommessa, siamo in 4, in 5, non mi ricordo. Dobbiamo fare un giro, diciamo, tu dacci il via. Facciamo il giro dell'isolato, l'ultimo che arriva paga il conto, no? Anche a questo punto il suo cameriere gli dà il via col fazzoletto, via, questi partono, fanno il giro, ci devono aspettare, appena arrivano all'altro giro lo chiamano il cameriere. E quindi un po' il concetto, no, diciamo che quattro chiacchiere onestamente tra amici. Vedi che Umberto solitamente guarda cinematografia più impegnata, lui si riferiva al Laureato con Dustin Hoffman, con chi era? Con Dustin Hoffman, sì. Dustin Hoffman. Sì, sì. Dustin Hoffman. Allora, volevo dire una cosa importante. Comitati di quartiere da fare immediatamente. Ecco. Lavoriamoci. Allora, e allora, comitati di quartiere, anche questa è una di quelle cose. Anzi, sono andato avanti. Il discorso oggi, stamattina, sono caduto i calcinacci in la Chiesa Santo Spirito. Io ho fatto un articolo sì, l'ho visto, infatti ero la sovrintendenza, la Curia, la Regione Sicilia. A mezzogiorno era la sovrintendenza, la Curia, erano già. Perché quella è una grande preziosità che noi abbiamo. E c'erano delle signore che si lamentavano. Io dicevo proprio questo.
noi stiamo organizzando comitati di quartiere, ed erano ben felici di partecipare e far parte a questo comitato di quartiere. Mi posso prendere la paternità? Purtroppo allora, ma anche Cesare è il rappresentante di categoria, perché spesso ci stiamo arrivando, una cosa per volta, perché troppa carne sul fuoco poi rischi qualche braciola si bruci. E allora i comitati di quartiere sono un'appendice fondamentale, straordinaria e indispensabile per un territorio che vuole crescere. A Milano non sono comitati di quartiere, ma venivano chiamati circoscrizioni. Funziona. Umberto, lancio un'altra idea, un'idea sull'idea. Io, quando eravate in campagna elettorale, dicevo che il sindaco che avrebbe occupato la poltrona di primo cittadino sarebbe dovuto essere un sindaco low cost. È da un anno che dico: iniziamo ad interfacciarci con sindaci di altri paesi che sono stati virtuosi, che hanno trovato soluzioni su problemi, eccetera eccetera. Interfacciarsi con altre realtà fa sì tre cose. Primo, voglio dire, aumenta la nostra conoscenza. Secondo, aumenta le nostre conoscenze, quindi non solo la conoscenza ma le conoscenze. Quindi si possono aprire anche scenari dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista dei gemellaggi, dell'interazione, eccetera, eccetera, interessanti. Quindi delle conoscenze. E dopodiché andare a scopiazzare, ecco, in quel caso voglio dire, fa bene scopiazzare quello che hanno fatto altri, sicuramente meglio di noi, se è produttivo meglio di noi. Cioè, voglio dire, per esempio, scopiazzare, a me viene in mente il discorso che ha attuato il comune di Castrofilippo, il comune di Delia, la bottega dell'acqua. Ma anche qua ce l'abbiamo ora, la casa dell'acqua. La casa dell'acqua, parliamo di acqua potabile. Ce l'abbiamo anche qua. L'altra bionda, tra l'altro, ne è aperta una in via Carlo Alberto da poco. Esattamente, oltre privata. L'acqua è a 5 centesimi al litro. 5 centesimi al litro. Acqua passata, acqua liscia, controllata, non so se ogni settimana o quindici giorni appendono appunto. A proposito di acqua, io mi preoccuperei di una cosa. Girgenti Acque, che non me ne vogliono, perché poi con questi tu devi stare attento a quello che dici. Allora c'è un paese, intanto io stamattina ho fatto un articolo su un problema fognario in via Giudice Saetta, dove esce una puzza. L'articolo vi faceva vedere questo tombino pieno di perdonatemi, di melma mista a chissà che cosa, dove esce un olezzo nauseabondo. I palermitani del brufiato, per intenderci, nauseabondo. Ho avuto segnalazioni decine e decine. Stamattina una signora, mentre io ero seduto al bar che mi stavo prendendo il caffè, mi ha chiamato e mi ha detto: lei ci deve dare una mano, noi non possiamo più. Cioè, se lo puoi scrivere, fatto, risolto. In che senso? Già abbiamo, no, grazie. Stamattina già, stesso? Già io ho parlato. Perché io la fotografia l'ho fatta di stamattina. Già, alle due. Alle due ho parlato con un dipendente che si occupa del comune proprio di questo discorso qua. Hanno già visto più o meno da dove arriva, devono fare una verifica, dunque non posso dirti altro, una situazione un po' particolare, la verifica, ma già si è capito com'è la situazione. Dunque a brevissimo il problema sarà totalmente risolto. Io poi quando avrò l'amico muratore, a cui ho fatto il plauso, perché innanzitutto sono andato a rimuovere quel pezzo di inferriata che si era divetta e che si rischiava l'effetto domino, cioè di che si portasse tutta quell'altra, va pitturata questa inferriata, va pitturata. Sul discorso del pitturato, con le associazioni dove ci sono appunto questi ragazzi emigranti, tutte cose, stiamo fermando neanche a livello volontariato. Vediamo se possiamo dare dei voucher direttamente ai ragazzi, perché abbiamo avuto delle non belle esperienze direttamente ai ragazzi, che prendono questo voucher, dunque hanno anche un riconoscimento. L'ho scritto io questo, hanno anche un riconoscimento INAIL, eventualmente dove succede qualche cosa, loro con questo qua pitturare la strada, pulire i giardini, vedere cosa fare, e poi dopo due giorni vanno alla posta vanno a scambiare. Io questo lo dissi quando ancora era sindaco Corbo e stava iniziando in questa direzione. L'utilizzo, passatemi il termine, ha la funzione di integrarli. Quindi questo bivaccare, questo bighellonare davanti i posteggi, davanti i supermercati, eccetera, non gli dà neanche, come dire, una dignità, perché questo è, voglio dire, accattonaggio. Li farebbe anche integrare, li farebbe vedere dal paese anche in maniera, come dire, più simpatica, più integrativa, se vogliamo dire. Io vi ho fatto fare anche il preventivo di quando ci vuole di pittura. Sono 1400 metri lineari, ci vogliono circa 3000 euro di pittura.
basta prendere una decina di questi ragazzi, ci possiamo andare anche noi da volontari una domenica mattina, è bello pitturare le impergiate del proprio paese, si potrebbe anche, come dire, organizzare una grande festa. Ma pure sensibilizzare chi magari produce queste pitture, dove noi ci andiamo a mettere la pubblicità, dunque magari ci 20 metri anche lineare, una mano, 20 metri ci lineare, una mano a livello economico, alla fine no? Umberto, si potrebbe creare anche un evento in quell'occasione, si potrebbero coinvolgere. Avevo preparato anche la locandina, pensa che avevo preparato anche la locandina dell'evento, fare una ripresa con il drone di questa giornata, dire a tutti quelli delle paninerie, delle pizzerie eccetera eccetera di fare dei carrettini da distribuire come contributo a quelli che lavorano quella domenica mattina, fare uno spot dove dire ridipingiamo la nostra città, diamo colore nuovamente alla nostra città. Via onorevole Giglia, molti dicono ma tu sei fissato con mio onorevole Gia? Non sono fissato. Chi si occupa di comunicazione capisce che quel budello comunica più di 1000 strade messe insieme. Come ve lo spiegate che le imprese... Io so che è stata rifatta l'illuminazione. Sì, così dico, come ve lo spiegate che le imprese pubblicitarie, le aziende pubblicitarie che dei 6x3 fanno a pugni per avere un tabellone lì? Perché ci vedono lungo, perché ci passano 1 milione di macchine al giorno. Certo. Quindi strategicamente, se noi questo budello lo facciamo diventare fioriere, le luci, l'impergata pitturata, eccetera, eccetera, tutta la gente che entra a Canicattì dirà minchia, che bello sto paese. Ma poi a proposito di questa cosa, non so se tu, poi magari ne parleremo con Massimo, un problema che noi avevamo sollevato e poi abbiamo accantonato, in quelle zone c'è anche quella famosa rotatoria, non so com'è finita. No, è stata la stanno appaltando. Quindi i lavori inizieranno a breve. Sì, insomma, si toglieranno i bidoni itineranti. Ah, bello, io ci ho passato nottata intera a scrivere su questa. Peccato, noi avremmo... abbiamo fregato. Sì, però abbiamo fatto una puntata. Vedi un bel, noi abbiamo fatto una puntata dentro una fontana che non è mai stata fontana. E il signor Lamagra che era lì. È stata bellissima. Questa fontana. Ci dobbiamo ritornare. Anche perché era accogliente. Che dici? Come... la faccio riempire e così mi fate il bagno. Che dici? Ce la fa riempire. Faccio riempire. Due ciambellini. No, ad esempio lì io dico, volendo, come dire, quando avrà 30-40 anni, ma a me ha detto una cosa assurda, tra l'altro a me hanno raccontato una cosa assurda, perché era nata per questi schizzi d'acqua, ma ci hanno sfruttato a fare l'impianto idrico. Io non so se è vero, cioè, hanno detto che praticamente hanno sfruttato a fare l'impianto idrico e praticamente le cisterne. Ascoltami, sto dicendo una cosa seria. Però, voglio dire, noi ci abbiamo fatto la puntata, ma non perché avevamo tempo da perdere. Noi abbiamo fatto una puntata finché se ne iniziasse a parlare. Cioè, la fontana, ma veramente avrà, se non la 40 anni, 35 anni. Sì, guarda, io c'avevo una cista nella spalla che me la portavo dietro da 30 anni, dopo 30 me la sono tolta, per cui ti voglio dire, non è che uno ha una cista e dice vabbè, ormai mi ci abituavo e me la tengo lì. Quella è una cista estetica. Quello è un voto. Quello va anche delle priorità. Ma quello andrebbe abbattuto. Realizzare un parco, un parcheggio, quello che vogliamo. Anche una semplice rotatoria. Anche nulla, anche lasciare così, eccetera, eccetera. Però lì va presa. Oppure alla fine, guardare se veramente c'è l'impianto idrico e metterla in funzione. Dico, alla fine, Allora, fare un concorso di architetti giovani e rimodulare questa e rideclinare questa fontana. Si può fare, cioè, abbiamo ogni anno 15 architetti che escono, canicattinesi che escono dall'università. Facciamo un concorso di idee. Mettiamo un premio di 2000 euro come borsa di studio. Fateci dei progettini a basso costo di come si può declinare questa fontana, di come voi la vedreste senza grandi eccetera eccetera, e vediamo che cosa si può fare. Si possono trovare un paio di sponsor, ma se ne possono creare le cose. Alla fine, dico, siccome diventa un centro raccolta indifferenziato, magari alla fine fare un intervento di chiusura, eliminare le vasche, che so, mettere due faretti, dico, un intervento provvisorio per far sì che sto scongio qua, che tra l'altro non ha nessuna funzione, cioè, dico, non è che ha una funzione estetica, non
pratico non è questa cosa. Devo essere una fondata. No, è un fermacarte, è un fermacarte gigante. Diamo mezzo quell'accesso che usa per fare il fermacarte gigante. Comunque, in verità, io dico una cosa: allora, l'anno di rodaggio è passato. Ora, secondo me, voglio dire, data la giusta attenzione al discorso pulizie, eccetera, eccetera, bisogna iniziare a capire in che direzione vogliamo andare. Bisogna iniziare anche a strutturare una roadmap per integrare i cani cattivi nel circuito della strada degli iscrittori, per capire come possiamo prendere 500.000 presenze dei 4 milioni della Valle dei Templi e portarli qua e fare ritornare cani cattivi ad essere la città degli acquisti. Cani cattivi, io che vengo da Porto Empedocle, noi la chiamavamo la città degli acquisti, gli agrigentini, gli empedoclini, il Real Mondino, eccetera, eccetera, la città degli acquisti. Per cui vogliamo, poi te la posso dire un'altra cosa e poi taccio, questa te la lancio così: vai a Cani cattivi in Lombardia, in Piemonte, che è un vecchio modo di dire, questa cosa si sa, è inutile che la ripeto, noi ci potremmo studiare un brand su questa cosa. Cioè, andare a visitare un paese dove tutti ti mandano, che è la frase tipica, si potrebbe costruire un brand. Tu sei stato a Milano, quindi lo sai. Ospedale Galeazzi di Milano, carta d'identità, perché ho fatto un intervento al ginocchio, io la carta d'identità e si mette a ridere. Perché ride? Ma allora esiste che ricatti. Ma io mi sono informato su questa cosa. Cioè, quando ti mandavano a quel paese. Praticamente è nato a parte era l'avamposto ferroviario, sì, che era l'ultima fermata, praticamente. Infatti, esatto, anche esatto. in un film famoso di Totò quando c'era quel treno impazzito, esatto. Praticamente... Per cui, ascoltami. Furbescamente, noi potremmo costruire un brand su questa cosa. E siccome noi ci ritroviamo ad avere 3-4 milioni di persone che tra Scala dei Turchi, tra Valle dei Templi, i gironzolano qui intorno ed è a due passi anche dalla città della ragione di Leonardo Ciacia, trovare, come dire, la brandizzazione del marchio Cani cattivi come l'ultimo avamposto nell'immaginario collettivo di una generazione, di qualche generazione fa, è un modo furbesco per sfruttare queste cose. In Calabria c'è stato un paese che dicono che portasse sfortuna. Su questa diceria di questo paese che portasse sfortuna, ci hanno costruito un brand turistico d'estate, se non prenoti 6 mesi prima non trovi posto. Sì. Quindi di che stiamo parlando? Allora, quello che voglio dire io è, per piacere, iniziamo a trovare una soluzione, iniziamo a capire che cosa dobbiamo fare, iniziamo a fare ricerca di finanziamenti, andiamo a cooptare finanziamenti, a captare finanziamenti europei, regionali, iniziamo, perché queste facevano parte del programma elettorale. Io ad oggi lo dico affettuosamente all'amico sindaco, perché lui lo sa che ci confrontiamo spesso, quantomeno ci confrontavamo, ora è da un po' di tempo che non si confronta più con me, mi ha detto, si è ripromesso che tornerà a riconfrontarsi, sì, voglio dire, parliamone di queste cose, diamo una direzione a quando questo paese. Quando vedo gli assessori ci rizzano i capelli, e lo capisco, ha ragione. Io questo problema non ce l'ho, capito? Quindi... Non posso dirti se è fortunato o sfortunato, non lo so, però... Va bene ragazzi, allora siamo in chiusura, abbiamo tediato chi ha avuto la bontà di seguirci fin qua di queste quattro chiacchiere. È un modo per stare insieme, voglio dire, è sempre piacevole. Ma sì, anche perché voglio dire, per ora nelle verande, la sera, non si ha, poi c'è quello che dice, guardiamo chi si trita, che sanno a dire, e beh, queste cose fanno parte anche della nostra... No, com'è? Che dici? Io sono perfettamente d'accordo. Poi tra l'altro io parlo poco, quindi sempre parlo poco. Umberto, dico, voglio dire... No, vabbè, sempre bello. Diciamo sempre che abbiamo parlato di cose serie, di cose meno serie. Vengo sempre con piacere, anche un domani che ci saranno le mie mancanze, verrò sempre con piacere a cercare di eventualmente anche a scusarmi e dare delle eventuali spiegazioni reali di quello che non si è potuto fare. Ecco, in chiusura, proprio questo, il discorso che noi abbiamo sempre detto, alla fine non è
determinante che si parli delle cose fatte, perché poc'anzi parlavamo anche del percorso burocratico, e spesso ci sono case, ci sono delle cose che per farle bisogna attraversare. Cioè, la cosa importante è venire a parlare e a spiegare alla gente quella cosa, se si è fatta perché si è fatta, se non si è fatta qual è il motivo per il quale non c'è stato modo di farlo, no? In chiusura, occhio alle multe, rispettate gli orari di conferimento, mi raccomando, perché c'è il vigile urbano vestito da pantera rosa dietro, che le tasse, che la Tari, la tassa sulla spazzatura è cara, adottate un cane, sono 300 euro di sconto sulla spazzatura. Approfittate un cane, sono 300 euro. Due cani sono 600 euro. Chi ha un'azienda, tre sono 900 euro. Cioè, cavolo, vi lamentate tanto. Abbiamo cambiato il regolamento, vi diamo questa possibilità. Adottate i cani, non buttate i frigoriferi. Telefonate, hai il numero a portata di mano? Ce l'ho nel telefono, Poi te lo do. Ma lo si trova nel sito del comune, credo. Cioè, basta telefonare, veniamo sotto casa e vi veniamo a prendere quello che vuoi. Anche perché ricorda che è un reato penale, e quindi rischiate di marcarvi la fedina penale. Devi prendere, devi mettere dentro la macchina, ti devi nascondere, lo devo andare a me. Quando pronto, sono il tizio in via, devo togliere un frigo, un materasso, lo veniamo a costo zero. Costo zero. Abbiamo fatto il nostro servizio pubblico, abbiamo messo la nostra piattaforma a servizio del cittadino. Vi ringrazio. Giusto? E vi ringrazio l'amministrazione. Va bene. Grazie. Allora, Umberto, grazie per essere stato qui. Ti ringrazio perché non è neanche il caso. Non il caso. Puoi... Alla prossima. Chiudi tu alla prossima. Appuntamento, noi ci siamo, ci siamo sempre. Va bene. A presto con la nuova stagione, perché quest'uomo qui ne ha da raccontare. A dopo.